Vedendo le immagini, si pensa subito al peggio. In realtà è uscito praticamente indenne il diciottenne di Breganze, coinvolto questa mattina attorno alle 10 in un incidente stradale avvenuto lungo la nuova Gasparona, all'altezza della rotatoria di Marostica. Per causa ancora il vaglio della polizia stradale di Bassano, il giovane, in sella un motorino, si è scontrato contro un camion che trasportava Ghiaia. Dall'impatto, il motorino è andato completamente distrutto. Il diciottenne è stato sbalzato a terra, trasportato al San Bassiano per accertamenti e è stato dimesso poco dopo. Proseguono tutt'oggi le ricerche di Luciano Bizzotto, il 55enne di Rosà disperso in montagna giovedì 6 agosto, mentre percorreva il sentiero in Val di Gares, nella zona di Comelle e Gordino. L'intera zona, che avrebbe dovuto essere percorsa da Rosatese, esperto escursionista, è stata battuta nel doppio senso di marcia. Le ricerche sono estese anche alla zona nord e sud del sentiero e aveva dato come esito il ritrovamento di due oggetti, risultati poi non appartenere a Bizzotto. Fra quanti lo cercano oggi si fa strada l'idea che sia finito in un crepaccio o che si sia perso nel bosco alla ricerca di una scorciatoia per far rientro, prima del previsto rispetto alla tabella di marcia, al rifugio dove lo attendeva la moglie. Aveva il vizietto di entrare al bar ed esibire i genitali davanti alla titolare del locale, che ovviamente non ha per nulla apprezzato e gradito la cosa, tanto da rivolgersi ai carabinieri di Castelfranco Veneto. Nei guai, con una denuncia per atti o osceni, un trentanovenne residente nella Castellana. L'uomo è stato incastrato dalle telecamere di videosorveglianza interne al pubblico esercizio che l'hanno ripreso durante le sue performance, permettendo ai carabinieri di identificarlo.